Benvenuti a tutti ad una nuovissima puntata delle Fantamagus Week News. Io sono Andrea da Fantamagus Certosa e in collegamento con me ci sono gli altri due fantamaghi, ovvero Davide dal negozio di Milano, Mirella Romagna. Germania, Milano, giusto? Ciao, cioè, te l'hai già dimenticato, no? Cioè, e Max da Monza. Ciao a tutti! Bene, allora ragazzi, io partirei subito con le novità di questa settimana e parto con le novità di Manca l'Amaro. Allora, la prima è una novità galattica che a me piacerà tantissimo, sono già sicuro perché è un gioco che sto giocando attivamente, ovvero è un unmatched. Lo sapevo, esatto. È la nuova espansione di Unmatched e stavolta ci sono tra l'altro due eroi bellissimi. Allora, Cappuccetto Rosso contro Beowulf. Eh sì. Okay. Siamo uno scontro alla pari, È uno scontro completamente alla pari. Allora, intanto bisogna capire una cosa, quelli di Unmatched sono pazzi, hanno messo questo gioco uno contro uno naturalmente, o due contro due in squadra, questa schermaglia tra miniature con sostanzialmente card driven, cioè guidato da queste carte che ogni giocatore e ogni personaggio ha il proprio mazzo, le proprie meccaniche, e sono presi da tutti i miti, le leggende, un disastro tremendo di un purpurri di eroi che arrivano dalle varie saghe più disparate. E stavolta buttiamo dentro Cappuccetto Rosso e Beowulf, da due saghe completamente differenti, una da una favola e una dalle saghe nordiche. Però c'è da dire una cosa, Cappuccetto Rosso non è la bimba tenerella che ci ricordiamo, è post lupo, diciamo così, quindi è diventata di un crudele pazzesco, il lupo che ci ricordiamo tutti è sulla sua schiena come pelle, diciamo, come trofeo, e lei è, credo, violentissima, cioè la miniatura è bellissima, è messa, è una posa dinamica molto 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 più violenta della ragazzina che ci ricordavamo. Si porta dietro come henchman, come lacchè, chiamiamolo come gregario, la nonna. Magari sarebbe stato ancora più divertente vedere anche la nonna messa giù da gara, e invece no, c'è il cacciatore, va bene, diciamo che va bene, ok. E invece dall'altra parte c'è Beowulf, che non ha bisogno, diciamo, lui di incattivirsi, è già incattivito di suo, e come gregario, diciamo, ha il suo fidato Wiglaf. Le meccaniche dei due personaggi sono naturalmente completamente differenti. C'è Cappuccetto Rosso guarda la prima carta degli scarti e fa delle combo particolari a seconda della prima carta di un'icona che c'è sulla prima carta degli scarti. Beowulf invece è un concentrato di violenza, perché ha moltissime carte molto alte come attacco, e quindi diciamo che si compensano così. Dentro la confezione naturalmente troverete i due eroi, i loro rispettivi mazzi di carte, il loro gregario, il loro contavita, il contavita del gregario. Tra l'altro questi due gregari, sia il cacciatore che Wiglaf, hanno il proprio counter, quindi non sono dei minion, diciamo, da un punto vita. E poi troverete la mappa da double face per poter giocare con i due eroi e con tutti gli altri eroi che avete, se avete collezionato Unmatched. Io direi che questa è una novità bestiale in tutti i sensi, e io non vedo l'ora di giocare Cappuccetto Rosso, scusate. Beowulf va benissimo, gli vorrò bene perché è nordico, è vichingo più o meno, però Cappuccetto Rosso mi intriga troppo per non provarla. Poi andrei avanti invece con due ritorni, sempre da Manca l'Amaro. Allora, uno è un attesissimo ritorno di un gioco famosissimo, ed è Tokaido. Ah, Tokaido praticamente è la traduzione, diciamo così, di Tokaido è strada del mare all'est, ed è una strada del Giappone, diciamo, feudale, che collegava Kyoto a Edo. Questa strada era famosissima perché c'erano tantissime, cioè era una strada da tipo pellegrinaggio, no? Era molto bella, piena di panorami e mozzafiato, trafficatissima per mercanti e altri viaggiatori. E questo gioco è un gioco a percorso, molto richiesto, è stato molto richiesto, quindi ritorna a grande richiesta, scusate. E questo gioco a percorso è dove i giocatori dovranno visitare le varie tappe della strada del mare dell'est,
cercando di fermarsi nei vari punti souvenir, comprare souvenir, fermarsi nelle locande a mangiare del cibo tipico, fermarsi nei vari punti paesaggistici per creare dei per immortalare dei panorami mozzafiato e, perché no, farsi anche una bella gita rilassante alle terme. Ognuna di queste attività, ognuna di queste tappe praticamente vi darà dei punti vittoria o degli oggetti da collezionare che poi comunque faranno punti vittoria a fine partita. La particolarità di questo gioco è che non è un gioco a percorso con dadi, io tiro e vediamo dove arrivo, ma il giocatore che è ultimo della fila, diciamo quello che è più indietro, si può muovere di tutti gli step che vuole fino a che non arriverà naturalmente a dover saltare qualcuno. Attenzione che naturalmente gli spazi già occupati dagli altri giocatori non possono essere occupati, questa è la particolarità del gioco, quindi c'è tutta la tattica, sta nel cercare di capire qual è la strategia degli avversari e rubargli magari le tappe o cercare di essere comunque il primo ad arrivare in alcuni step chiave del gioco. Molto 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 bello, richiestissimo, è un gioco che va da 2 a 5 giocatori, la durata è circa 45 minuti, il gioco non è lunghissimo ed è indicato dagli 8 più, è un perfetto family, è un ritorno di un family molto molto interessante. E poi un'altra riedizione comunque di un gioco che conosciamo perfettamente è King of Tokyo Monster Box. Allora, di cosa si tratta? Questo è il nostro King of Tokyo, quindi un gioco che comunque è molto conosciuto, e nel Monster Box ci sono tutti concentrati tutti i mostri che abbiamo visto nei vari King of Tokyo, nelle varie espansioni Power Up e anche i mostri che erano nella espansione Halloween. Oltretutto, questa confezione contiene anche una nuova versione di Gigazaur, che quindi potete giocare tranquillamente e potete evolvere i vostri mostri con le carte evoluzione, e poi c'è anche un nuovissimo tiradadi in modo da avere tutto sotto controllo. Un'altra bellissima edizione di King of Tokyo, secondo me eccezionale, per chi non ha il gioco è perfetta perché ha dentro tutto. E direi che è consigliatissima anche questa, un altro family, diciamo, che perché è indicato anche questo dagli 8 anni in su, e quindi direi che è un altro bel ritorno targato Man Calamaro. A questo punto io passo la parola a Davide per le altre novità della settimana. Sì, allora io devo andare, mi sembra, in fondo alla puntata, però va bene comunque. Allora, vi parlo di... Infatti mi avete trovato così un po' alla sprovvista, me l'è sparata così. No, va benissimo. Ma no, va benissimo, va bene. Va bene, lasciala così, va bene. Allora, bene, per gli appassionati di supereroi, io oggi vi presenterò un gioco che ormai, non so, penso abbia forse 20 anni. 20 anni. Giusto? 20 anni, che già avevamo cominciato a venderlo quando era uscito nella versione italiana, lo vendeva a Nexus, che oggi non esiste più come casa editrice. Questo gioco è Heroclix, ve lo faccio vedere, in questa nuova edizione con questo super mega starterone Empire, che fa riferimento a ovviamente un evento Marvel. Sapete che nella Marvel ci sono diversi eventi, e questo appunto Empire Fantastic Four Avengers. Allora, che cos'è Heroclix? Heroclix è un gioco di miniature. Normalmente noi abbiamo la nostra squadra che andiamo a comporre, ogni miniatura ha un costo in punti, e se decidiamo di giocare, non so, con 100 punti, dovremmo comporre la nostra squadra di supereroi fino ad arrivare a 100 punti o meno, non possiamo superarlo. Ovviamente ogni supereroe avrà anche delle abilità, alcune abilità sono comuni un po' a tutti quanti i personaggi e altre abilità sono specifiche per il personaggio. Durante la partita non si farà altro sostanzialmente che muoversi su una mappa, attiveremo i nostri supereroi e nel caso si volesse poi fare un combattimento si andrà a vedere sulla base della miniatura, troveremo sostanzialmente alcuni valori. La caratteristica di Heroclix è che questi valori cambiano sia in termini di ferite, piuttosto che in termini di attacco, di potenza, piuttosto che altro. Il giocatore, se è corpo a corpo, andrà a vedere il valore del pugno, sostanzialmente, che c'è sulla basetta, lancerà il dado, andrà a sommare questo valore, il giocatore in difesa andrà a vedere sulla propria basetta della miniatura, c'è un valore vicino a uno scudo, se il valore sostanzialmente andrà d'attacco, supererà il valore di difesa dell'avversario, ovviamente anche lui avrà fatto un lancio di dadi,
andremo a vedere anche quante. Anche se uguale, ok? Un po' come nel risico, giusto? Certo. Anche il risico. Nel caso appunto l'attacco dovesse andare a buon fine, a questo punto c'è sempre scritto quanti sono i danni che andiamo a farli. I danni corrispondono sostanzialmente al numero di click che andiamo a fare sulla basetta della nostra miniatura, un po' come se fosse quasi un orologio. E si vede proprio che si spostano i numeri e andranno sostanzialmente a cambiare i valori. E ovviamente potrà capitare che una miniatura, quindi un personaggio, quando ha finito un tot di punti vita, questo arriverà il KO e dovrà essere eliminato. Ovviamente stessa cosa vale nel caso a distanza, c'è un lampo fondamentalmente. Per quanto riguarda il movimento invece c'è il disegnino di un piede. Come vedete il gioco in sé è abbastanza semplice. Perché vi ho spiegato brevemente? Perché all'interno di questa scatola avrete la possibilità di giocare sia in una versione gioco da tavolo sostanzialmente, semplificata, quindi avrete all'interno, c'è un dial, si chiama, adesso non so come tradurlo correttamente, semplificato, con delle abilità base, in modo tale che non dovete impazzire troppo nel cercare di capire cosa fa ogni singola miniatura. E poi c'è invece un dial, diciamo un po' per esperti, così che possiate effettivamente utilizzare le abilità di ogni singolo personaggio. Quindi qui vedete all'interno, non so, per esempio c'è Magneto, ci sono i Fantastici 4, ci sono dei personaggi degli Avengers. All'interno poi troverete queste schede dei vari personaggi e inoltre avrete anche le mappe che sono doppia faccia che appunto potete utilizzare per giocare, che vi crea l'ambientazione. Ovviamente avrete sempre anche la possibilità, per chi già conosce Heroclix, sapete che c'è anche la possibilità di acquistare questi booster che però sono assortiti in modo casuale. Normalmente in Heroclix abbiamo una collezione, in questo caso di 70 personaggi differenti, e qui però sono divisi, c'è dentro la rara, le non comuni, le comuni, a seconda appunto del booster che prendete, non potrete scegliere. Inoltre ci sono anche questo set, che è un set di token e dei dadi appunto specifici per giocare con questa espansione, con questo evento. Gli stessi dadi comunque li ritrovate anche all'interno della scatola. Il gioco è per due giocatori, una cosa da dire è che non è in lingua italiana, quindi vabbè, dovete munirvi un po' di varie app di traduzione, inserirete magari le prime volte magari diciamo la descrizione delle abilità, ma poi alla fine imparerete molto molto velocemente. Se partite con la versione base sicuramente non incontrerete difficoltà e avrete la possibilità di giocare a un gioco di miniature Marvel, oltretutto tutte quante dipinte, adesso ormai la qualità è diventata veramente eccezionale. Bene. Io quindi ho terminato con le mie novità e a questo punto passerei la parola a Max con la sua novità della settimana. Sì, ok, allora io vi parlo di un gioco che invece ci arriva da Raven, che torna a proporci un titolo del mondo di, diciamo, ambientato, gli stessi autori, la stessa ambientazione, il mondo di Roleplayer. Roleplayer è un bel titolo fantasy gestionale uscito ormai un po' di anni fa, era uscito poi un altro spin-off che era sempre ambientato nello stesso mondo, che era un Roll & Write Cartographer, che è ancora abbastanza apprezzato, io lo vendo sempre molto bene in negozio, e questo qua è un nuovo titolo con la stessa ambientazione, quindi siamo sempre nel mondo di Roleplayer, si chiama Lookup, eccolo qua. Cos'è questo titolo? Allora, qua praticamente abbiamo un gioco competitivo che va da 1 a 5 giocatori, ok? Per una durata media, diciamo, di 45 minuti, diciamo dai 45 ai 90 minuti, dipende molto dal numero dei giocatori. Cosa dovremo fare in questo gioco? Allora, ogni giocatore praticamente prenderà una banda di delinquenti che sono rinchiusi all'interno del carcere, di questo carcere, in questa ambientazione fantasy. E ogni banda, vabbè, ha le sue abilità e ha tutto un suo, diciamo, parco di sgherri che hanno un diverso valore di forza, diciamo, ok. E poi, vabbè, ce ne sono sempre due particolari che sono il paro, il lookup, da cui prende il nome il gioco, quello che fa il paro praticamente, che non ha un valore di forza, lui se lo schieriamo praticamente non contribuirà con la sua forza, diciamo, a farci vincere la zona in cui lo schieriamo, ma ci permetterà per esempio di non venire scoperti dalle guardie e quindi accumulare meno gettoni sospetto.
E poi ce n'è uno invece speciale, praticamente, che ha un valore di solito di forza relativo ai punti, ai gettoni, ai punti potere invece che abbiamo accumulato durante la partita. Cosa dobbiamo fare in questa partita? Beh, dobbiamo diventare i più fighi, diciamo la banda più figa di questa di questo carcere molto particolare, in cui se alla fine diventi fighissimo, più figo degli altri, ottieni, riesci a riottenere la libertà, vieni ingaggiato praticamente per varie missioni. Credevo eccetera. Fosse più un'evasione di massa. No, invece no, qua praticamente degli atti non te ne frega niente, tu devi cercare di fare solo il bene della tua banda, della tua fazione. Sì. Allora, sulla mappa sono rappresentato il carcere è diviso in 8 stanze, praticamente ci sono 8 stanze. Noi praticamente nel turno di gioco dovremo andare a posizionare i nostri scagnozzi della nostra banda in queste stanze, ok? La particolarità della regola vuole che non possiamo mai posizionare più di una volta gli scagnozzi all'interno di una stanza, quindi se abbiamo già fatto un posizionamento in una delle stanze, per esempio nelle fogne, per esempio qua, non possiamo più ritornare a mettere altri scagnozzi nelle fogne dopo che li hanno messi gli altri. E poi vabbè, non si possono mettere in realtà nell'ottava stanza, che è la biblioteca, dove praticamente ci finiscono chi perde le stanze, dopo ve lo spiego, ma comunque è semplicissimo. Noi praticamente posizioniamo gli scagnozzi si possono posizionare in due modi differenti: o li mettiamo a faccia in su e ne mettiamo uno solo, ma lo mettiamo in maniera scoperta, in maniera tale che gli altri vedano qual è quello che stiamo mettendo lì, oppure ne possiamo posizionare due a faccia coperta. Allora, ovviamente posizionare due a faccia coperta è un'azione che sembra più forte, perché comunque potrà trarre in inganno gli altri giocatori, però abbiamo gli scagnozzi sono in numero limitato, quindi se iniziamo a posizionare sempre due, diciamo che parteciperemo alle ricompense di meno stanze comunque, perché a un certo punto, quando abbiamo finito gli scagnozzi, non possiamo più andare a continuare a metterli. Comunque, quando tutti i giocatori hanno piazzato tutti i loro scagnozzi, c'è la fase di liberazione. Tutti quanti liberano gli scagnozzi che hanno nelle varie stanze e si va a risolvere le varie stanze. Ora, nelle varie stanze, qua probabilmente non si vedrà, però perché è molto piccolo, però nelle varie stanze praticamente ci sono diversi tipi di ricompense. Le ricompense vengono date a chi ha la forza maggiore, un tot di ricompensa, il secondo classificato una ricompensa un po' più piccola, e a volte il terzo, il quarto, eccetera, così non prendono niente, a volte recuperano anche loro qualcosina, eccetera. Cosa si può recuperare? Beh, dipende dalla stanza, adesso non ve le sto a spiegare tutte. Comunque, fondamentalmente, possiamo prendere diversi tipi di risorse, ce ne sono di diversi tipi. Ci saranno tipo. Sicuramente le sigarette. Non ci sono proprio le sigarette, devo dire la verità. Adesso non so come si chiamino le risorse, però sono tipo 4 tipologie di risorse diverse. Poi ci sono i gettoni, i punti potere, che aumentano appunto per esempio la forza del nostro boss, della nostra fazione, che di solito è forte per quanti gettoni di potere abbiamo, e eccetera. Cosa ce ne facciamo delle risorse? Beh, le risorse ci servono perché per esempio ci permettono di assordare gli scagnozzi. Qui praticamente intorno qua ci sono gli scagnozzi, cioè tipo lo scagnozzo nano, lo scagnozzo di varie razze, eccetera. Ora, quando assordiamo lo scagnozzo, lo dobbiamo pagare le risorse che lui richiede per essere assordato dalla nostra banda. Alla fine della partita lo scagnozzo, vabbè, allora, di solito ha delle abilità che magari sfruttiamo subito, per esempio a volte, insomma, ci permette di ampliare la nostra board, eccetera, così, e poi ci dà dei punti vittoria a fine partita. Inoltre le risorse ci permettono di andare ad acquistare degli oggetti che vengono messi in una zona di mercato. Anche quelli li mettiamo nella nostra banda, nella nostra curva della nostra banda, e ci permettono di ottenere anche quelli diversi bonus o al limite punti vittoria per la fine della partita. Dobbiamo stare attenti perché quando acquistiamo queste carte, molte, o quando vinciamo in alcune zone della abbiamo la maggioranza in alcune zone della nostra del carcere, potremmo beccarci i cubetti neri, che sono i gettoni sospetto, che li dobbiamo mettere nella nostra banda, e lì questi ovviamente sono negativi, è per questo che se abbiamo messo il lookup, il tizio, cioè il paro, praticamente in italiano è il paro, se abbiamo messo quello che fa da paro, non prendiamo i gettoni, che è un bene, perché? Perché quando i gettoni finiscono, questi gettoni neri sono stati distribuiti tutti e bisogna mettere un altro, arriva praticamente la ronda, diciamo,
oddio, la retata della polizia. C'è la retata, sì, sì, delle guardie qua del carcere che arrivano e ci massacrano praticamente, però non vanno da tutti, vanno dalla innanzitutto dalla banda che ha più gettoni sospetto, che viene massacrata più di tutte le altre. Praticamente perde tipo 8 punti vittoria, un sacco di risorse, cioè vengono proprio smazzolati male. E anche dalla seconda banda che ne ha di più, quindi tipo le prime due se la passano malissimo, gli altri un po' si salvano, diciamo. E quindi non è bene che questi gettoni, avere tanti gettoni sospetto, comunque accumularne troppi, eccetera. Quindi bisogna sempre stare un po' attenti con i gettoni sospetto. Ecco, queste sono un po' le meccaniche del gioco, fondamentalmente. Il gioco dura 6 round, alla fine del sesto round si contano i punti vittoria fatti e chi ne ha di più vince la partita. Si possono fare i punti appunto in vari modi, ci sono delle carte obiettivo qua in alto, a volte le carte obiettivo sono avere, non so, per primi tre lingotti d'oro, oppure reclutare tre nani, tre sgarrinani, oppure, cioè, ci sono obiettivi diversi che cambiano di partita in partita e se siamo i primi a ottenere quel risultato, in qualsiasi momento prendiamo la carta obiettivo, che sono solo tipo tre a partita, quindi non sono tante, alla fine partita ci dà dei bonus di punti vittoria. È un bel gioco, secondo me, è un gioco di, come avete capito, di controllo area, maggioranza, set corrector, piazzamento, diciamo, di queste maggioranze a volte con meccanismi di segretezza, a volte no, dobbiamo stare attenti appunto perché comunque se ci portiamo troppo avanti c'è questo meccanismo dei gettoni sospetto che, come avete capito, serve per ribilanciare la partita perché va a colpire i giocatori che probabilmente hanno fatto più punti o che comunque si sono portati in avanti prendendo tanti magari tante ricompense, tante cose che gli hanno fatto accumulare poi il gettone sospetto e quindi poi, diciamo, è un meccanismo per ripianare la partita durante la stessa e quindi è molto, molto carino, secondo me. Una bella ambientazione, dei bei materiali, molto standard, della bella grafica, tanti cubetti di legno, insomma, un bel prodotto con ambientazione roleplay, è molto carina. La scatola contiene anche tutte le carte promo che erano uscite. Quindi l'edizione italiana è molto carina secondo me perché sono riusciti a buttarci dentro pure tutte le carte promo che avevano fatto, credo, in un Kickstarter. Gli hanno buttato dentro tutte le due tipologie di carte premio, di carte promo, scusatemi, le carte promo di Lookup, quelle specifiche, e poi ci sono dentro anche, scusatemi, 6 carte promo, vero, per chi avesse comunque il role player, il gioco role player, ci sono dentro 6 carte promo che può sfruttare anche per giocare al role player. Ok. Questo è il nuovo gioco che ha portato Raven. Direi che per questa settimana è tutto. Alcuni dei giochi di cui vi abbiamo parlato potrebbe anche darsi che non arrivino esattamente per la fine di questa settimana, vero Davide? Qualcosa potrebbe arrivare il 24, forse? Sì, la data che è andato il day one è 24. Quindi quando voi vedete il video probabilmente, ecco, non è, qualcosa potrebbe non arrivare in questa settimana che state vedendo il video, arrivare proprio inizio della prossima settimana. Esatto, è un periodo come al solito un po' così con gli arrivi, quindi noi però ve ne abbiamo già parlato, così almeno sapete se volete già iniziare a venire qua in negozio a prenotare le vostre copie, almeno lo sapete. Alcuni prodotti come Lookup per esempio sono già arrivati così arriveranno anche altre cose per esempio da Giochi Uniti, ma le abbiamo rimandate, ve ne parliamo settimana sì. prossima perché volevamo farvele vedere a video, tra cui alcune ristampe, alcuni invece titoli nuovi. Direi che vi ho detto tutto per questa settimana. Come al solito potete andare a vedere schede dei prodotti sul nostro sito internet. Potete ritrovare tutte le indicazioni, a noi ci trovate come al solito in negozio. Vi salutiamo, vi rimandiamo appuntamento a lunedì prossimo con Fantamagus Week News. Un saluto a tutti, ciao alla prossima, ciao ciao.